Oggi abbiamo celebrato i 25 anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Foggia. La Regione Puglia ha molto investito nel corso di questi anni sull'università e sulla Facoltà di Medicina. Noi abbiamo investito complessivamente 45 milioni di euro per l'Università di Foggia e di Bari per fare in modo che potessero avere tutte le scuole di specializzazione a disposizione, questo per ampliare l'offerta di medici sia a Foggia che a Bari, ma complessivamente per la Puglia e per il nostro paese. Qui abbiamo fatto investimenti importanti nel policlinico, sull'abbattimento e ricostruzione del monoblocco che si avvierà, sulla realizzazione del centro sperimentale per la chirurgia, abbiamo acquistato la caserma Miale, l'ex scuola di polizia nel pieno centro di Foggia per l'università, cioè abbiamo puntato sull'università non solo ed esclusivamente per formare bravi medici nel caso di medicina o per formare i cervelli e dare cultura al nostro territorio, ma lo abbiamo fatto come un investimento complessivo e come motore economico di un pezzo importante di territorio che è quello della Capitanata e del nord della Puglia. E in questi 25 anni qui non si sono fatte chiacchiere, ma sono fatti concreti. Si è partiti da una piccola facoltà, da piccole aule ad avere un polo medico grande e complesso. L'ultimo investimento è quello dell'auditorium che daremo al polo di medicina, con un investimento di oltre 7 milioni di euro che la Regione Puglia ha messo nell'FSC e che farà sì che qui a Foggia ci potranno essere convegni nazionali ed internazionali ed essere polo d'eccellenza.